Buongiorno amici tennisti, siamo qui ancora finalmente dopo un mese e mezzo. Mese e mezzo, fa un caldo che non è vero. Un mese e mezzo. No, ho fatto dei gradi impressionanti con Daniele. Grossa novità, Dani è bronzato. Insomma, basta. Il nuovo logo sulla testa. Guardate, ora poi lo vedrete. Che roba. Lo vedrete anche nel montaggio video. Oggi presentiamo la nuova linea Radical The Head. Vabbè. Aggiornata col 360, quindi il solito discorso, questo grafene 360, inserito gola 3.9 testa di telaio. Totale. Aumenta la stabilità della racchetta e ne aumenta la migliora tra la trasmissione delle sensazioni, quindi dalle prove, dalle vendite che ormai sono partite alla grande, tutti quanti la trovano più stabile. Due grosse famiglie. La prima, la piatti 98, quindi Pro MP, Radical MP e MP Lite, per i ragazzi agonisti. E poi la Lite, che è un'altra cosa, la S, la Power, che sono 102, 110, quindi diciamo per livello proprio. L'abbiamo rifatto tre volte, ma ha imparato, ragazzi. L'abbiamo rifatto tre volte, ma no, ce l'ha fatta. Non ho mandato l'audio al primo. Nuova colorazione, posso dire che rispetto sia alle XT che alla Touch mi piace molto di più, molto più moderna. Ma pensa se ti pagavano, cosa gli dicevi? Se ti pagavano, pensa che non mi paga. No, diciamolo che non, cioè, neanche te l'hai testa da noi. Gola rossa, grigia, bella, la testa, bella. Questo, diciamo, questo antracite scuro e il minoro. Le rifiniture, diciamo, mix fra. Comunque, una racchetta che insomma, tanti anni, c'è poco da spiegare. Una racchetta che va bene. Nel quarta categoria benissimo la 295, quarta buono, terza la Pro. Quest'anno si sta vendendo bene la Pro, cosa che di solito vendiamo, non so, su 10 telai 7 MP e 3 Pro, quest'anno sono già pari. Quindi racchetta confortevole anche, non è difficile, non è rigida, quindi un po' per tutti anche questo. 20, 23, 21. Che sembra severo, ma poi in campo non è severo. Per quanto riguarda invece il profilo, tre pesi diversi, 310 e 295, abbiamo già detto che sono i 270 grammi della MP Lite. Sì. Rigidità siamo intorno mediamente per i tre telai dai 66 ai 68 punti e bilanciamento a 31,5, 32, 33. Okay. Dani, tu che sei l'esperto, come detto la Pro, un giocatore di livello già un po' più alto, quindi un quarta alta, un terza. A tutti gli altri l'MP tranquillamente, ragazzini che stanno per esplodere l'MP Lite fatta apposta, amatore che vuole più comfort la S, divertentissima, okay. E poi abbiamo la Lite proprio alla signora o al ragazzino che è ancora giovane e che può essere appunto il 12enne che però non fa agonistica, quelle cose. Perfetto. E la Power per il doppista, direi che quella. Intenderei solo a sottolineare la differenza tra MP Lite che, sì, che è la che è praticamente la MP in versione più leggera, identica in versione più leggera, una racchetta bella tosta per un ragazzino di agonistica e quindi piatto 98, sì, stesso sì, profilo, bella tosta. E invece la versione Lite, solo Lite, che invece è un telaio 102 per amatori puri, sì. Direi, o per la signora, signora o chi si avvicina, sì, il, sì, la persona diciamo magari anche di una certa età. Come corda, un consiglio in più, che potrebbe essere l'Hawk Touch per un bel monofilo confortevole, o se no il loro Head Links che ce l'hanno oramai tutti i colori. Okay. E anche un bel ibrido comunque che potrebbe essere un Hawk Touch con Reflex, non è per niente male. Poi la facciamo vedere. E tensione, adesso tensione sui 22-23. Okay. E poi vabbè, dai, tira la fuori. La facciamo vedere, roba, dove l'hai messa? È nascosta. Nascosta, non la vedo. Non la vedi. È talmente nuova che, ah, eccola qua, che non la vediamo, visto che il video uscirà il 4, fra il 4 e il 6 luglio, la possiamo mostrare. Sì. Head Gravity, racchetta che utilizzerà Zverev. Studiata dagli insegnanti tecnici, chiaramente Ed Dani, particolare doppio colore, quindi quello che ci ha spiegato a Roma il ragazzo, il giovane qua che l'ha studiata, praticamente lui quando giocherà servizio e chiusura punto userà il rosso, invece per difendersi verde acqua, non so se è una cagata. E poi ci sono degli accordi con l'ATP che se fa al contrario il punto non vale. Eh beh, chiaro. Quindi dovrebbe, che lui ha dichiarato che lo deve fare così, se no per accordi. Comunque racchetta, dopo andremo sul tecnico perché qualche novità c'è. Sembra, lui usava la Speed, quindi sembra una Speed, invece non è proprio una Speed. Grafene passerà da 360 a 360 Plus, poi sì, quando arriveranno anche a noi dati tecnici che ancora non abbiamo, cercheremo di capire meglio cos'è e cosa porta in più, sì, questa versione Plus. Particolarità, come diceva Dani, dei colori. Sinceramente, come diceva anche il nostro Federico, che è l'altro incontratore di Dr. Tennis, sarebbe stata più bella invece di avere il nero totalmente acquamarina e totalmente rossa. No, però comunque anche qui si nota
questa... Mandiamo una lettera, una mail alla Ed, vediamo se la cambiano in corsa, ma penso che sarà così. No, sarà ormai così. Ragazzi, vi salutiamo, buon tennis, a questo punto ci vedremo presto. Buone vacanze per chi comincia le vacanze e per la Gravity, per le prossime novità, ce ne sono un bel po' fino a settembre. Sì. Buon tennis! Ciao a tutti!